Si è concluso ieri il viaggio di Non Solo Gran Gourmet, progetto di valorizzazione territoriale finanziato dall'assessorato al turismo della regione Campania attraverso le risorse dell'obiettivo operativo 1.9 POFESR Campania 2007-2013. Dopo le tappe nel Cilento e in Irpinia, il gran finale ha visto come protagonista il Vallo di Diano, con la splendida Certosa di San Lorenzo a Padula, monumento di grande fascino inserito nel patrimonio UNESCO. L'appuntamento si è tenuto ieri alle ore 19 presso le antiche cucine della Certosa con il cooking show di Vito Antonio Lombardo, dal titolo La cucina conventuale della Certosa di San Lorenzo, con una conversazione con il critico enogastronomico Antonio Fiore. Protagonisti del cooking show di Padula sono state le verdure dell'orto, le uova, i prodotti caseari, pesce e molluschi provenienti dal Golfo di Salerno e di Policastro, mentre il vino che ha accompagnato la degustazione è prodotto in edizione limitata nei vigneti di Villa Rufolo a Ravello dall'ente provinciale per il turismo di Salerno. Gli eventi di Non Solo Gran Gourmet, in particolare l'iniziativa di Padula, si sono avvalsi della preziosa collaborazione di SCABEC, la società di valorizzazione dei beni culturali di Regione Campania, che ha inserito la manifestazione nel cartellone del Grand Tour 2014 e ne ha integrato la promozione attraverso il circuito di Campania Arte Card, affiancandone il programma con iniziative dedicate che hanno avuto il compito di diffondere la conoscenza dei beni culturali simbolo della Campania e del turismo dell'arte. Non Solo Gran Gourmet, percorsi d'arte nella tradizione millenaria dell'enogastronomia campana tra Irpinia e Cilento, è promosso dal comune di Pietra de' Fusi in partenariato con la Direzione dei Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Salerno e Avellino, l'EPT di Salerno, il comune di Mano Calzati, Avellino e il comune di Centola di Salerno. Grande motivo di orgoglio ed è un onore essere qua, tra l'altro a quasi scomodare questa cucina millenaria che è la cucina della Certosa di Padula. Dobbiamo cercare quasi di raccontare tanti passaggi storici in un piatto per poi arrivare ad oggi, che è l'attualità. Quindi, presentando i piatti di stasera, abbiamo immaginato a quella che era la frittata, le mille uova di una volta, riprodurla come un uovo che cade in un orto e avvolto da tutte queste verdure che erano poi la ricchezza e facevano parte principalmente dell'alimentazione di quell'epoca.